Letto dal titolo, questo qui è un video unboxing. Oggi mi sono arrivati proprio oggi tantissimi pacchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacchi solo oggi, non so perché, tutti quanti da compagnie diverse, DHL, UPS, insomma FedEx, tutte queste qua. E sai, che c'è amore? Vuoi salire sul letto? Non puoi perché sei tutto il sporcaccione, oggi ti laviamo, dai. E comunque mi si sono super accumulati tutti questi pacchi e di solito io non faccio mai video unboxing perché non riesco ad aspettare, e tra l'altro la maggior parte delle volte, siccome a me qui in Messico mi arrivano per lo più cose da siti cinesi, sulla busta non scrivono nemmeno da che sito vengono, quindi tante volte mi mandano solamente una parte dell'ordine che io ho fatto, non mi mandano tutte le cose insieme, e quindi preferisco sempre di più aprire da sola, e poi quando mi arrivano, che ne so, tutte le cose che ho ordinato da Zaful, faccio il video haul di Zaful con tutte le cose. Però insomma, siccome oggi stranamente mi sono arrivati un sacco di pacchi tutti insieme, allora ho deciso di fare un unboxing. Poi se alcuni di questi pacchi che aprirò sono solo una piccola parte di un altro ordine, cioè di un ordine più grande che ho fatto su alcuni siti, magari poi dopo ve li farò vedere, insomma, o in altri vlog oppure in altri video haul, dicendovi, insomma, o facendovi rivedere le cose che mi sono arrivate oggi. Comunque non avete capito niente, ho spiegato malissimo come al solito, ma va bene. Iniziamo subito con il primo pacchettino. Questo viene da DHL e ok, all'interno ci sono due cose, e qui per esempio vedo subito che c'è scritto Zaful sulle bustine interne, quindi questo pacco è di Zaful, ma sono abbastanza sicura di non aver ordinato solo due capi da Zaful, quindi sicuramente questo qui, questi due capi fanno parte di un altro, cioè di un ordine più grande. Quando mi arriveranno le altre cose magari vi farò rivedere anche nel prossimo video haul anche questi due capi. E comunque il primo capo che vedo è questo qui, che dovrebbe essere un jumpsuit da quello che ricordo, sì, esattamente, spero di aver azzeccato con la taglia. Lo vedo abbastanza largo, dovrebbe andarmi, incrociamo le dita, ed è appunto un jumpsuit fatto così, color mattone, con tutte queste strisce bianche, qui sopra ci sono i bottoncini, la parte dietro è elasticizzata, quindi molto carina, mi piace, e i pantaloni non sono lunghi lunghi fino alle caviglie, ma dovrebbero essere, non dico proprio stile capri, ma leggermente fino a metà polpaccio, quindi insomma molto carino. Poi lo proverò e vi farò sapere, e magari ditemi quali di questi capi e di queste cose che vi faccio vedere vi piacciono di più, così magari cercherò di indossarli anche nei vlog, così potete vedere. E ok, il secondo capo invece che ho trovato è questo vestitino super super carino. Questo mi sembra troppo stile messicano, e l'ho preso per farmi foto magari in qualche paesino messicano che andremo a visitare. E non l'ho ancora detto qui sul canale, ma quest'estate verrà a trovarmi mia mamma e mio zio, e quindi ci faremo un giro in alcuni paesini tipici messicani, e quindi insomma anche per quello sto ordinando, infatti ho ordinato anche altre cosine più o meno di questo stile, sto ordinando questi vestitini così in modo da fare delle belle foto, insomma, quando andremo in viaggio con loro. Quindi ho preso questo vestitino qui, sembra molto carino, né troppo corto né troppo lungo, bianco di cotone, la stoffa non è male, anche di questo la stoffa non è male, con tutti questi ricami blu. Unica cosa è di quelli che stai così, ancora non imparo a non prendere questi vestiti perché mi piacciono troppo visti sulle modelle, ma starò così tutto il tempo, però va bene, poi vi farò sapere quando lo indosserò. Ok, allora questo è il primo pacco, poi passiamo al secondo pacco. Ieri ho fatto braccia in palestra, meno male, mi servivano.
altre cose di Zapol. Allora forse si completerà l'ordine in questo video. Oddio, quanta roba. Allora, la prima cosa che vedo è questo, che ho chiesto un altro costume, mi sa di sì. Non ho proprio intenzione di andare al mare quest'anno, cioè non abbiamo programmato niente, ma non so perché, sto ordinando un sacco di costumi, però sono troppo carini e non resisto. Ho chiesto questo costume qui, rosa a righe e bianco, con tutti questi ananas, è troppo carino, cioè veramente, come facevo a lasciarlo sul sito. E la cosa carina è che dietro, guardate quant'è, super scollatissimo, e quindi è troppo carino. Però le bretelline vedo che sono regolabili, e qui all'interno ci sono delle belle coppine, quindi mi sembra molto molto carino. Ultimamente stanno facendo tantissimi costumi interi, veramente carinissimi e irresistibili, per quello sto prendendo un sacco di costumi interi ultimamente. E prima prendevo più spesso bikini, invece non lo so, quest'anno ho la fissa per i costumi interi. Un'altra cosa che vedo qui da Zaful è un romper, anche questo speriamo che abbia azzeccato con la taglia, perché vedo che è veramente carinissimo, altrimenti penso proprio che lo taglierei se non mi stesse bene sotto e farei un toppino. E comunque è fatto così, guardate che carino, così e poi così, quindi ha il trend delle spalle scoperte, ma non ha la cosa scomoda, quella che dovete stare immobili, perché comunque c'è la bretellina e poi a parte c'è la manichina, e la parte sotto è fatta così, c'è un pantaloncino con tutti questi merlettini blu sullo sfondo del romper bianco, stessa cosa sopra, stessa cosa anche dietro. Poi vedo che qui davanti c'è anche un laccettino, che però io odio abbastanza, devo dire la verità. Io questi qua li odio particolarmente, questi laccetti, perché nella lavatrice e nell'asciugatrice si aprono tutti e si ciancicano e poi non sai più come sistemarli. Avevo un'altra camicetta simile che ho preso da Pull&Bear, che insomma non utilizzo più perché il laccettino quello è tutto rovinatissimo. Fatemi sapere se succede anche a voi. Un'altra cosa, sempre da Zaful, è questo toppino, anche qui il trend messicano, diciamo, ritorna. Ho preso questo toppino fatto così, tutto bianco, con questi ricami, di che colore sono? Rossi, fiori rossi, e qui al centro si può anche fare un fiocchetto, molto carino devo dire. L'unica cosa è che questo va indossato o con una gonna a vita alta o con dei pantaloni a vita alta, perché lo vedo abbastanza crop, è proprio un crop top, però davvero molto molto carino. E ancora da Zaful, questo pacco era pienissimo di cose. Wow, la stoffa di questa cosa è fantastica, morbidissimo, oddio, sembra una cosa di Subdued, tipo morbidissimo proprio. E comunque, ok, ho preso un vestitino, anche questo trend spalle scoperte, ma quello comodo, diciamo. E è fatto così, di questo bel colore rosa pesca. La gonna la vedo anche abbastanza lunga, quindi non troppo corta. La stoffa veramente è morbidissima, e vedete questa fantasia così? Cioè non è la fantasia, è proprio la stoffa che è lavorata, strana. Davvero molto molto carino. L'unica cosa è che vedo che ho preso la M, lo vedo leggermente grande, ma vi farò sapere insomma. Poi, penultimo capo presente in questo pacchettino, tutti i colori super estivi ho preso. Ah, oddio, questa la stoffa la sento veramente veramente brutta. Gli manca il bottone, però è un two-piece set, una cosa che sta andando moltissimo di moda ultimamente, però la stoffa è davvero pessima. Questa è la gonna a righe bianca e rosa, con tutti i bottoncini, che tra l'altro sono molto carini perché sono dei bottoncini di legno un po' rustici. Vediamo la parte di sopra com'era, che non mi ricordo. Che carino, molto carino. Questo è il toppino fatto così, e dietro c'è la lampo, vedete? C'è una piccola lampo per chiudere. Davvero molto carino. Se la gonna non dovesse piacermi molto, cioè se non dovesse piacermi molto l'effetto insieme, combinati insieme, anche perché ripeto manca il primo bottone, quindi non so, dovrei togliere forse quello sotto, lo sposterò sopra, a meno che, ah eccolo qui, guardate,
è caduto. Ok, allora dopo ce lo ricucio. Comunque dicevo, anche se non mi dovesse piacere l'abbinamento, diciamo, il toppino lo metterei tranquillamente con un pantalone a vita alta o una gonna a vita alta a parte, perché è davvero molto molto carina la forma. Ok, ultimo pacchettino all'interno di questo paccone di Zaful. Ah, questo me lo ricordo. Questo vestito è davvero bellissimo. Allora, aspettate che non capisco come è fatto. Aspettate che mi ricordo. Ok. Oddio. Complicato. Non capisco. Comunque, il vestito è questo. Sicuramente ha le manichine queste qua, delle spalle scoperte, perché ormai sono fissata, prendo solo vestiti così. E la gonna è a balze. Quindi, ah ok, questa era il dietro, mi sa. Boh, la gonna è a balze comunque, vedete? La stoffa è davvero molto carina, è tipo un jeans super leggero, bello fresco e super morbido. E qui davanti penso che si faccia una specie di fiocco con questi due pezzi di stoffa. Però non capisco perché c'è anche qui. Ah, perché mi sa che, guardate, questo si allaccia dietro. E poi con questi si fa il fiocco davanti e quindi rimane una cosa tipo così. Ok, lo sto facendo vedere malissimo, ma dovrebbe essere così. Ok, quindi questo qui era il pacchettino di Zaful. Apriamo un altro pacchetto, vediamo qui dentro che cosa c'è. Wow, quante cose. Allora, non sono sicura, ma mi pare che queste cose le ho prese su Rosgal, credo, non sono sicura, ma comunque dopo faccio ordine mentale e vi metto ovviamente tutti i link giù nell'info box. La prima cosa che ho preso è una bandana rosa, ultimamente, però non mi piace perché dietro non è stampata, perché le fanno così? Comunque è abbastanza carina la stoffa, cioè è abbastanza morbida. Ultimamente si sta usando un sacco questo trend delle bandane, quindi volevo, io ce n'ho una nera che però è un po' troppo dark per i miei gusti, insomma per il mio stile, quindi volevo una cosa un po' più Barbie, diciamo, più nel mio stile e da poter portare in questo modo. Infatti questa rosa è molto molto carina e niente, insomma, quindi ho preso questa qui rosa da poter utilizzare o al collo o qui, molto carina secondo me, per l'estate questo colore ci sta benissimo. E poi vedo altre cosine piccole, diciamo. Questo qui è un altro fazzolettino, non so se vi ricordate, ma avevo preso un po' di tempo fa una cosa simile. L'avevo presa per Parigi, però non mi è arrivata, mi è arrivata qui in Messico quando sono tornata, ed era un foulard che aveva poi questo aggeggino e si chiudeva in questo modo. Però se devo dire la verità, quella fantasia non mi aveva entusiasmato. Invece questo qui giallo, oddio, non riesco a chiuderlo, vabbè, comunque si mette così, è davvero super carino. Tra l'altro posso utilizzarlo anche come la bandana, legarlo così. Non lo so, è un fazzoletto davvero carino e la stoffa è anche molto molto buona, quindi mi piace. Poi l'ho preso anche di quest'altra fantasia qui. E poi ho preso anche un'altra bandana, però bianca. Non vi sto a fare vedere tutto perché sennò qui facciamo notte. E poi ho preso due di questi, vedete sono uguali, solamente cambia il colore. Quindi ve ne apro solo uno. Queste sono quelle fascette che si mettono nei capelli o come proprio fascia, oppure da utilizzare tipo come questo elastico che ho oggi, e all'interno hanno un filo di ferro, quindi potete fare questo lavoretto qui e rimangono fisse così. Le trovo davvero un accessorio molto carino per l'estate e quindi ho deciso di prendere tutti e due questi colori, e entrambi sono estivi secondo me, quindi... Oddio, ho fatto un casino con la mia coda. Ok, poi l'ultimo pacchettino che era presente in questo pacco, che ripeto, non ricordo se fosse di Zaful o di Rosgal o meno, mi pare un vestito, vediamo un po', sì, è un vestito molto carino, lungo, molto molto carino, la parte davanti è un po' più corta,
la parte di dietro invece è lunga lunga e la parte di sopra è fatta così, tutta elasticizzata. Dietro c'è anche comunque la zip, non capisco perché l'abbiano messa visto che è elasticizzata, però vabbè. E poi ci sono questi laccetti, quindi si possono fare dei fiocchettini qui su, davvero molto molto carino, mi piace. Quindi questa era l'ultima cosa in questo pacco. Qui ci sono altri pacchi? No, ho sommerso tutti i vestiti, quindi non riesco più nemmeno a vedere se ci siano altri pacchi o no. Oh, questo pacco è di Shein, che è uno dei pochi che mette il nome sul pacco. Comunque, apriamo. Ah, wow! Già mi sono ricordata, Shein è il sito che manda più veloce comunque, insieme anche a Zaful, perché queste cose me le ricordo tutte. Ho ordinato due vestiti, uno zainetto e un cappello che sono veramente spettacolari. Allora, il primo vestito è questo, tra l'altro questo vestito qui l'ho visto da Zara e ho visto anche alcune persone che indossano questo vestito, che secondo me anche questo è di Zara. Fatemi sapere se per caso l'avete visto da Zara, io non vado spessissimo da Zara, però secondo me questo qui è di Zara, perché appunto l'ho visto indossato a tantissima gente e appunto io l'ho trovato su Shein ed è questo vestito qui, davvero super 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 carino. È bianco e rosso a quadretti, queste sono le maniche, un po' a sbuffo con tutti questi tutte queste decorazioni di questi fiori, anche qui ci sono un sacco di fiori bellissimi, e né troppo lungo né troppo corto, diciamo sarà fino al ginocchio. È davvero davvero carino, unica pecca è di quelli là che ti fanno stare ferma, però insomma è davvero carinissimo. Ma non vedo l'ora di aprire questo, perché questo qui l'ho visto da Zara proprio, cioè l'ho toccato con mano da Zara, però la stoffa è diversa, ok? Avevo già ordinato questo vestito quando l'ho visto da Zara e l'ho proprio toccato apposta per poi ricordarmelo, e quando mi sarebbe arrivato questo volevo confrontarli, diciamo. E questo qui, la stoffa non è male, ma quello di Zara era migliore, me lo ricordo. Però comunque è davvero super super carino, anche qui è di quelli che vi fanno stare ferme, come dico io, però il vestito è davvero davvero carinissimo, proprio super stile messicano secondo me. Questi due forse un po' di meno forse, ma questo super stile messicano. Quest'anno si sta usando un sacco lo stile messicano, tipo bianco con i ricami floreali, e poi questo c'ha delle righine molto piccole azzurre. Questo è davvero bello, mi piace un sacco, spero mi stia bene. E anche qui nella gonna ci sono i ricami, guardate, davvero davvero bello, molto bello. Però appunto la stoffa, quello di Zara, era migliore. Tra l'altro anche questo vestito che indosso oggi è di Zara. E poi ho preso questo cappellino che si è usato un sacco quest'inverno, e ovviamente quelli che si usavano quest'inverno erano di una stoffa un po' invernale, e ho visto questo qui su Shein che mi è sembrato invece una stoffa abbastanza estiva, infatti non dico lino, ma insomma molto simile a lino, e non lo so, secondo me è carinissimo, non so se con questi vestiti potrebbe abbinarci, però che ne so, secondo me con questo romper, anzi con questo jumpsuit, perché c'ha i pantaloni lunghi, che ne dite? Ci può star bene? Secondo me sì, è molto carino. Poi lo indosserò perché adesso ho la coda e non posso indossarlo. Ultima cosa di Shein è uno zainetto super super carino. Ah, me lo ricordavo, pensavo fosse un pochino più grande, però va bene, mi fa piacere che sia così piccolo, perché lo posso portare più spesso, perché certe volte quando ho uno zaino particolarmente grande, anche se è carino, non lo metto in giro, cioè non lo uso come borsa perché è troppo grande. Invece questa è proprio la misura perfetta, davvero super super carino, mi sembra abbastanza estivo, ha all'interno anche le bretelline e sono fatte molto molto bene, si incastreranno qui e qui, davvero molto carino. Alla taschina ora è un po' spiaccicato, poverino, però davvero molto molto carino. Bravi Shein, mi siete piaciuti, davvero molto molto carino. Ok, passiamo a un altro pacco, questo lo so già che cos'è, credo che sia il nuovo orologio Daniel Wellington. Hanno fatto del cinturino, non quello di pelle ma e neanche quello di
di acciaio, diciamo, di metallo, ma di quell'altro tipo di cinturino, quelli colorati che avevano fatto all'inizio per intenderci, hanno fatto due nuove colorazioni, bordeaux e blu. Adesso controlliamo insieme e vediamo quale mi hanno mandato. Oddio, la scatola è enorme. Vediamo un po'. Tra l'altro per i Daniel Wellington c'è sempre il codice sconto, ve lo lascio scritto qui, mi pare che sia Gemmina Makeup e vi dà diritto a 15% di sconto, quindi insomma un buono sconto. Ah, me l'hanno mandato tutti e due. Wow, molto belli. Bellissimi. Questo blu mi piace un sacco da abbinare tipo con un vestitino bianco l'estate. Davvero super carini. Tra l'altro ho scoperto da poco quanto sia facile cambiare il cinturino ai Daniel Wellington, perché all'interno c'è un aggeggino. Davvero super 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 carini. Grazie mille Daniel Wellington. Questi li vedrete poi su Instagram stylizzati e anche su 21 Buttons. Anche tutti questi vestiti, se volete vederli indossati, mi scordo sempre di dirlo a inizio video, ma potete trovare le foto di vestiti indossati, delle cose magari che mi sono piaciute di più, su 21 Buttons, che è un'applicazione dove metto foto e taggo i vari capi, e poi se voi cliccate sul capo vi rimanda direttamente al sito, potete vedere il prezzo, potete vedere le taglie, gli altri colori, eccetera eccetera. Quindi vi lascio sempre 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 il mio 21 Buttons giù nell'info box, e così potete o scaricarlo, è gratis, oppure seguirmi. E tra l'altro la cosa super carina di 21 Buttons è che quando una persona compra il capo dal link che voi mettete lì, vi danno qualche centesimo, veramente poco, però insomma se vai poi accumulando puoi arrivare a una piccola somma, ti puoi comprare qualcosa. Quindi se anche voi volete farvi un profilo di 21 Buttons, non solamente noi, diciamo, youtuber ci guadagniamo, ma ci possono guadagnare tutti, qualsiasi persona. Quindi io vi consiglio di scaricarvelo, come dico sempre ve lo lascio giù nell'info box. Ok, questo è il penultimo pacco, dopo c'è la Zen Pop, me ne è arrivata un'altra, adesso vediamo se sarà uguale a quella precedente o se sarà di un altro mese. Comunque nel frattempo apriamo questo. Allora, oddio, durissimo. Ah, ok, questi sono dei costumi che ho ordinato da un sito che si chiama Tapshi, e vi farò un video apposito, try on, spacchettamento e prime impressioni, perché ci sono tantissimi costumi super super carini, adesso sono tantissimi, quindi non vorrei dilungarmi troppo con questo video, vi farò sicuramente un video apposito e state connesse, perché sono veramente molto molto carini. Ok, abbiamo un problema, non posso aprire la Zen Pop perché non ho le forbici. Amore, mi puoi portare le forbici per aprire la Zen Pop? Sì. Grazie. Stavo cercando prima di vedere dietro se per caso c'era un timbro giapponese o qualcosa così che dicesse il mese in cui è partito, perché c'è il timbro messicano che è arrivato il 22 maggio. Forbici. Grazie. Perché se avete seguito l'altro video dove abbiamo fatto l'unboxing e gli assaggi di questa Zen Pop box, è una box giapponese, lo spiego per chi non avesse visto questo video, anzi dovete andare a vederlo, però ve lo spiego lo stesso. È una box giapponese dove dentro ci sono snack, però c'è anche quella di cartelleria, c'è anche quella beauty, insomma è un sito che fa varie box, solamente che me l'avevano mandata a gennaio, quella che abbiamo fatto vedere nel video, e mi è arrivata praticamente pochissime settimane fa quando vi abbiamo fatto l'unboxing, solo che mi avevano detto che me ne avrebbero mandata un'altra prima ovviamente di ricevere quella precedente, perché io le avevo detto che ancora non mi era arrivata e che erano passati molti mesi, quindi immagino che questa sia quella, non so se di febbraio o di aprile o di marzo, non ho idea. E adesso andiamo a vedere. Ok, infatti non è uguale a quella che noi abbiamo provato nel video,
vediamo se c'è scritto. Questo è lo Spring Pack, quindi il pacchetto della primavera. Non c'è scritto che mese, però c'è solo scritto Spring. In ogni caso è diverso, cioè contiene cose diverse da quelle che abbiamo ricevuto e che abbiamo provato nell'altra box. Questa non è la box dove ci sono anche i ramen, perché la cosa carina, infatti, che dicevo nell'altro video, è che di questa box ce ne sono varie tipologie. C'è quella degli snack in generale, salati e dolci, che è questa che mi hanno mandato adesso. Poi c'è quella solo di ramen, che è quella che... no, che è un'altra. Poi c'è quella mista snack e ramen, che è quella che abbiamo aperto noi. E poi c'è quella beauty e quella di cartoleria. Quindi in questa box, cioè nell'altra box che abbiamo provato, c'erano i ramen, li abbiamo mangiati, erano buonissimi. E invece in questa box non ci sono ramen, ma ci sono semplicemente un mix di snack dolci e salati. Sembrano davvero molto molto buoni. E delle cose anche artigianali giapponesi, guardate che carine questi. E comunque questi prodotti adesso non sto ad aprire tutto. Granola, che carina. E li apriremo sicuramente, li mangeremo insieme a voi nei vari vlog. Vi faccio in generale vedere quello che c'è all'interno. Questi al cioccolato sembrano davvero buoni. Questo cos'è? Boh, patatine al pollo, un sacco di cose buonissime. E quindi insomma le proveremo nei vlog, seguiteci nei vlog, così man mano assaggeremo un pochino di queste cose. Oddio, questi all'edamame e alla birra sembrano davvero buonissimi. E ok, quindi grazie mille Zenpop per avermi mandato un'altra box, anche se vabbè, c'era stato quel problema, però insomma me l'hanno mandata un'altra. E niente, insomma, queste qui sono tutte le cose che ho ricevuto oggi. Oddio, c'è un casino terribile sul letto, devo mettere tutto quanto a posto. Adesso mi apro, anzi no, i costumi non me li apro adesso perché me li devo far vedere nell'unboxing. Quindi richiudo tutto quanto, non li ho nemmeno tirati tutti fuori dalle buste, ne ho tirato fuori solo uno. Dovrebbero essere 8 addirittura, quindi state connesse per quest'altro video sui costumi super estivo. Io nel frattempo vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video haul, spero che le cose vi siano piaciute, vi lascio nell'info box tutti i link. E niente, fatemi sapere di nuovo quali sono i capi che vi sono piaciuti e che vorreste vedere indossati e stylizzati nelle foto su 21 Buttons e anche su Instagram, così magari in questi giorni faccio un po' di foto. E niente, spero tantissimo che il video vi abbia tenuto compagnia, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao Gemmine!